Dante Giotto, dialogo e suggestione. Il Museo Lia offre domani alla città un nuovo percorso espositivo dove verranno raccontati due dei più grandi artisti nella letteratura e nell'arte, che sono Dante e Giotto. Una mostra tra le più belle in Italia e al mondo, facendo un connubio tra Dante e Giotto, due grandi del nostro paese, ma del mondo, della letteratura e della pittura, linguaggi che non hanno confine e che danno emozioni incredibili. È veramente una mostra di livello internazionale, una mostra da vedere. Sabato sarà gratuita per tutti i cittadini e turisti e poi per tre mesi potrà essere visitata da tutti. Un dialogo unico nel suo genere. Beh, in effetti abbiamo voluto ricordare le celebrazioni dantesche, i 700 anni delle celebrazioni dantesche, mettendo a confronto Dante e Giotto. Dante è il padre putativo della lingua italiana, colui che ha tradotto in maniera esplicita attraverso un'operazione letteraria il parlare volgare, che ha reso quindi comprensibile il suo messaggio, e Giotto ha fatto altrettanto in pittura. Cioè, il linguaggio figurativo di Giotto è un linguaggio talmente dirompente, talmente assoluto e talmente convincente che indietro non si torna. È un dialogo particolare, in realtà un dialogo a tre, dove ci sono Cimabue, Giotto e Dante Alighieri. E Dante anche in alcuni documenti importantissimi trovati tramite la Biblioteca Mazzini. Certo, in questo caso la Biblioteca Mazzini, che è sempre un tesoro di documenti e di materiale librario, ha fornito, grazie alla collaborazione con le mie colleghe Sara Bruschi e Laria Gasperi, ha fornito materiali che sono perfettamente in dialogo: edizione del Cinquecento, la Divina Commedia, quindi edizioni rinascimentali, il manoscritto di Giovanni Sforza, Alfonso Sforza, degli studi danteschi, così come altre edizioni che possono illustrare non solo lo studio di Dante, ma anche proprio il vedere nella grafia stile da Giovanni Sforza, vedere proprio come l'orma di Dante nel nostro territorio, la presenza, no, a fianco di Malaspina, alla corte di Malaspina di Dante, possa essere verificata attraverso appunto questi documenti.